Bentornato nel mio canale. Oggi è giovedì 23 settembre 2021. Ti auguro una buona giornata. Quali sono i tuoi segni oggi? Guarda il video per scoprirlo. Oroscopo Vergine. Eros a tutto campo, altro che inibizioni. Di voi si dice di tutto, che siete timidi, insicuri e spesso inibiti tra le lenzuola. Sarà anche vero, ma col concorso dei trigoni di Urano e di Plutone, quest'ultimo scosso da Marte, Mercurio e dalla Luna, tutti quanti in quadratura, svelate un lato sperimentalista e trasgressivo che lascia il partner di stucco. Meglio così, stasera non rischierete di annoiarvi, tanto più che anche l'ultimo baluardo di ritrosia rappresentato dal Sole nel vostro segno cadrà subito dopo cena con la sua fuga in avanti per correre ad aprire i cancelli all'autunno. Bene anche incassi e acquisti, sul lavoro. In barba alle vostre ansie, complimenti e conferme fanno crescere la vostra autostima di almeno una spanna. La coppia conosce un impulso di vitalità e nuova linfa scorre in essa. Potrebbero esserci nuovi interessanti incontri, magari nel corso di viaggi programmati per lavoro. Per i single si prospettano viaggi dai quali potrebbero tornare in coppia. Vi potrebbero dare dei consigli non richiesti. Fate finta di accettarli con un sorriso e ragionate solo con la vostra testa. Non abbiate timore di conquistare oggi la fiducia e la stima della persona che vi sta a cuore, fate in modo che si accorga discretamente di voi. Ottime prospettive per i single, per le coppie giovani ci sarà una ventata di freschezza. Solo i nati di domenica incontreranno delle difficoltà in amore. Tuttavia la giornata sarà positiva. Oggi evitate le persone moleste e quelle che amano sparlare degli altri, in questo modo non solo farete capire di non essere disponibili per inutili pettegolezzi ma prenderete le distanze da persone il cui fine ultimo è mettere in imbarazzo gli altri. Oggi siete generosi o vi sentite tali, pensate di portare un dono alle persone più sfortunate di voi, o perlomeno di aiutarle in qualche modo. Se vivete una storia segreta o clandestina oggi qualcosa potrebbe mettervi in forte imbarazzo e determinarvi a troncare la storia stessa. Anche chi ne sta per iniziare una nuova non avrà oggi vita facile. Fate controllare l'auto o la moto, fate attenzione ai piccoli guasti che potrebbero rivelarsi molto più seri e consistenti di quelli che appaiono in realtà. Buone occasioni per realizzare alcune vostre idee. Quindi mettetevi di impegno e portate a termine ogni cosa con costanza e perseveranza. Se avvertite una certa pressione che la partecipazione a vari social vi sta facendo, forse è giunto il momento di staccare un po' e riordinare la vostra vita. In fondo siete interconnessi. Tranne che con voi stessi. Sarete irresistibili in amore grazie a un felice cocktail di grinta e seduttività. Siete fortunati ad avere amici sinceri che vi vogliono bene. Tenete veli cari, una chiamata rapida per fargli sapere che anche voi li pensate sarebbe un gesto carino. Una persona che conoscete bene o un parente stretto vi insegnerà qualche segreto nell'arte della negoziazione. Non appena vi alzerete questa mattina, la vostra materia grigia ronzerà sfornando idee grandiose, che possono essere applicate sia alla vostra vita sociale. Che alla scuola e al lavoro. Il punto di forza della giornata è la famiglia. Plutone, Urano, Mercurio e Venere collaborano a rendere l'atmosfera piacevole e armoniosa in casa. I rapporti con i figli e i fratelli godono di un momento di grazia, i contatti tra moglie e marito sono all'insegna del dialogo e della solidarietà. Una certa inquietudine nasce invece dalla professione che risente di qualche insoddisfazione creata da Nettuno negativo. Specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 13 del mese di settembre. Gratificati da un buon tono muscolare, potete ritemprarvi dalle fatiche di questa settimana con le vostre belle passeggiate, magari in montagna. I frequentatori di palestre, specie se appartenenti al cosiddetto sesso forte, scoprono di ottenere un fisico decisamente scolpito. Non riuscite a trovare il bandolo della matassa. Cercate di non abbattervi. Andando dritti per la vostra strada vedrete che presto le cose miglioreranno e vi toglierete grosse soddisfazioni. Potresti avere voglia di impegnarti a fondo sul lavoro. La produttività di cui darai prova farà molto bene al tuo amor proprio. Tieni presente però che la tua cerchia non ha per forza bisogno di vederti così per apprezzarti.
Non sprecare troppo tempo ed energia per mettere in dubbio ogni tua impressione. Avete dato troppo peso a una questione professionale, che avreste potuto lasciare indietro, magari per momenti meno impegnativi. Ora siete troppo oberati di lavoro e di questioni familiari. Cercate di essere un pochino più elastici nel cambiare i vostri piani. Questo vi aiuterà sia ad essere meno ansiosi, che a portare a termine tutto nel momento giusto. Saranno i risultati a parlare per voi e darvi la conferma. Bibbia al sole che vi lascia, lo farà dopo cena, perciò fino a quel momento godetevi i suoi ultimi raggi tiepidi di fine estate e la perfetta sintonia con Plutone, autorevole in trigono. Spese importanti vi attendono, decise estemporaneamente da Marte e Mercurio uniti in seconda casa. È lì che approderà l'astro del giorno, illuminando i vostri acquisti e i vostri conti. Ma se spenderete in libri, palestra, corsi del tempo libero, viaggi, saranno comunque soldi ben spesi. Amore ed Eros, possessività in dubbia, ma tenuta a freno grazie a un buon controllo emotivo, siete troppo intelligenti per annoiare il partner con il vostro eterno bisogno di conferme, c'è ma ve lo tenete per voi. Il partner è refrattario a concedervi libertà e spazi di cui avete bisogno? Non demordete tanto facilmente, piuttosto chiedete con calma, e vedrete, saprà ascoltare ognuna delle vostre ragioni. Lavoro e denaro, banca, posta, ma anche qualche bel negozio o un più ordinario centro commerciale, dove però trovate di tutto. Acquisti importanti non solo di abbigliamento, ma materiale scolastico o utensili per la casa e la cucina. Se avete sbagliato colore o taglia, oggi passate per un cambio. In arrivo finalmente l'ordine che si è fatto attendere per un pezzo. Pur avvistando qualche nube, non permettete che questo condizioni il vostro modo di lavorare o di rapportarvi con le persone che vi sono intorno. Ognuno ha le proprie ragioni, alla fine si tireranno le somme. Giornata con Venere in angolo benefico e accompagnata dai favori di Plutone. Alla capacità di comunicare profondamente col partner si aggiungerà una prorompente carica erotica. Nettuno vi invita a non fare i timidi e ad aprire il vostro cuore se siete single e nati in settembre. Benessere, attentissimi all'alimentazione, sia per non aumentare di peso, che per depurare il fisico, prevenendo fenomeni di intolleranza. Più facile a dirsi che a farsi, morigerati sì ma segretamente golosi. Se privilegerete, stasera, attività solitarie e tranquille, come leggere un libro o guardare un film che vi rende felici, avvertirete subito un netto miglioramento dell'umore e pure della forma fisica. Plutone in felice aspetto dal Capricorno vi ha dato nei giorni scorsi riconoscimenti inaspettati in ufficio. Se avete abbracciato la libera professione e le soddisfazioni che vi arrivano dai clienti raggiungono il top, specie se appartenete alla terza decade. Per lei, sguardo severo coi vostri pupi che tentano di prendervi per il naso, raccontandovi un mucchio di frottole, siano pure autodifensive, ma vi urtano parecchio, regole restrittive per chi vi contesta. Per lui, acquisti non preventivati e multe al volante, di questo passo rischiate di invalidare i vostri programmi finanziari, non dimenticate i vostri progetti di risparmio. Colore delle emozioni, ocra. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 8, benessere, 7. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.